Cioè, come se avessero assunto anche loro Ne sono qualcosa del convinto gatto. perché ne hai uno qui davanti che aveva 7-8 gatti e fino all'altro giorno me li hanno ammazzati le macchine. Quello è un bel problema per tutti, eh. Ma sono meravigliosi tutti, tra i gatti, i cani, uccelli, tutto, cosa volete che vi dica? Non so dire altro. Vai a vederti il microcosmo. Ciao, Ciao, ci grazie, vediamo. ciao. Sì, ma infatti qualcuno diceva che, ad esempio, certi suoni della natura Pronto? sono i suoni degli dèi, la voce degli Pronto? dèi. Ad esempio, Pronto? la manifestazione, ad esempio, nel Pronto? paganesimo della divinità Pronto? avveniva anche tramite le Ciao, manipolazioni di dimmi tipo tutto. naturale. Tordi! Ciao! Ciao. Stai bene? Niente abbastanza, Sì. 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 Per farti essere. Dime, Beppi. Ascolta, Sì. so di ascoltare. Grazie. E dopo quasi 90 anni che sto al mondo, Sì. so io pensare. E così mi piace anche dire una parola. Ma dinnela Sì, pure, da sì, ti da dica. cetemo. Ecco, ma che mi. Non se l'abbiamo mia cotì. No, ma mi ve voglio sempre bene. Ma Sì. lo saremo. Ecco, mi rispetto tutti. Va Sì. bene, dai, mandane Però tutti è quella due. roba che ho dentro. Mi Sì, tocca dimmi. dirvi a par vostra. Dimmi. E vi saluto veramente col cuore. Sì. Grazie. Però, ragazzi, Sì. Dimmi. questa è una roba. Sì, dai. Mi mando a cagare tutti quanti, tutti noi, Grazie ciao. Beppi. Grazie Beppi. Io probabilmente. Beppi, da Beppi noi accettiamo Sì. volentieri queste cose, perché le accettiamo volentieri? Perché Beppi è una persona che ha qualcosa dentro e che sa vivere la vita. Noi sappiamo che se Beppi avesse i fiammiferi per metterci sul rogo, ci manderebbe sempre a fanculo e non accenderebbe il rogo. Probabilmente Beppi ha dei problemi di stitichezza estetica perché Sì. pensa Mentre invece sempre. certe persone che sono molto più gentili accenderebbero volentieri un rogo, come alcune telefonate che abbiamo ricevuto adesso. No, io vorrei dare una. Cioè, lui qua è C'è Beppi, ma. sempre Simonetta che sta aspettando un accenno. Vai Francesco, che Sì, dopo no, risponde allora. Simonetta, se no. Allora appunto lascio a rispondere per quanto riguarda il Simonetta Claudio. Volevo qua rispondere a Baby, visto che Baby ormai è un affezionato di queste saluti. Si potrebbe fare anche un discorso serio sulla sua parola andate a cagare. Sì, no, in questo senso, perché ad esempio uno che è un monoteista deve utilizzare il termine merda o deve usare il termine delle feci? Come mai ad esempio per nemico dice ti mando a cagare? Probabilmente o ha dei problemi fisici che sti dico lui, comunque è un problema suo, poveraccio, va bene? Si prende un po' di crusca, qualcos'altro lo risolve il problema. Alcuni studiosi, alcuni medici hanno sostenuto che il monoteismo è una forma di disturbo intestinale. E addirittura in Francia, in certe strutture particolari dell'esercito, le persone che hanno l'intestino lungo più di una certa lunghezza vengono scartate perché sono persone pericolose in quanto dicono che le feci rimangono troppo a lungo nel corpo, di conseguenza le tossine non vengono smaltite regolarmente e rapidamente e di conseguenza se una visione cupa, un militare che può anche uccidere le persone, bisogna che questa tendenza cupa non ce l'abbia, di conseguenza vengono scartate. Alcuni medici hanno operato dei Ciao, preti sono e Anna, hanno. come va? Ciao Sì, Anna. ciao. Ciao, dimmi. Pronto? Non sento più una Madonna. Sì, ti sentiamo. Ferma un attimo. Ti Dimmi sentiamo. Anna. Ciao. Ciao, dimmi tutto. Buongiorno a tutti. E Sì. anche agli Stigici. Grazie. E anche a Guccini là che è vicino. Sì. Senti, guarda che ci sono le Madonne anche in Africa, però, o in India, che però piangono lacrime di vetro. No, Sei sfigurato, caro. Ma c'è anche Vishnu che beve il latte, dai. Ah Ci beh, sono tante apparizioni anche in giro. mi è venuto un pensiero. Sì. Pensa, cioè, ieri ho sentito una trasmissione e allora si parlava lì del Sai Baba. Tu mi stai parlando degli stregoni. Sì. Mia mamma nel momento in cui dopo gli sono uscita di dosso mi ha Sì. parlato di Cristo. Sì. Sai che bello se un giorno scoprissimo. Cioè, definitivamente però che siamo nati dal nulla, cioè dalla polvere, dalla terra, dall'acqua. Io ho qualche centinaio di libri di fantasy se ti interessa. Sì, No, cioè. fantasia non mi interessa. No, devi ammettere, devi, Cosa? no, più esattamente, devi concedermi che
che posso essere in stato confusionale a sto punto, perché se io ascolto te, sì, ti do tante ragioni, sì, perché la vostra è una dottrina pulita, io la chiamo. Grazie. Sì, molto pulita, molto limpida. Se io ascolto un testimone di Geova, io li ascolto tutti, non ho motivo per non farlo. Certo. Se uno mi ferma e mi chiede una cosa perché devo essere sgarbata o dirgli non ho tempo, il tempo ce l'ho e io ascolto. E non trovo male neanche quello che dicono, perché anche i loro principi visti dal di fuori vanno benissimo. Mm. Solo che a loro gli ho risposto in un modo che non diventerò mai testimone di Geova, perché non riesco a stare alle loro, non saprei stare definitivamente alle loro regole. Allora c'è una ripulsa. Ecco, bella, un momentino di ripulsa c'è. Se io ascolto il prete, sì, che magari mi va a genio, però sì, non deve essere un dittatore, anche lui non mi sembra sbagliato. Mm. E allora da che parte? Ma la mia strada me la devo trovare, mi certo, sì, è questo che stiamo dicendo noi. Certo, però una cosa, una cosa importante, parlando di tutto ciò, di quello che state parlando, come parlano altri di altre cose, riuscite a rimettere in discussione le persone. Certo, infatti è questo che provochiamo, infatti molta avversione per questo. Molta più, non so neanche se fossimo atei, se predicassimo politicamente controcorrente, mm-hmm, più che questo sta sconvolgendo le persone in effetti. Per forza, difatti le telefonate sgarbate o no, reazioni... alcune di queste erano interessate, Sì, non ho sentito dall'inizio. No, ma infatti un paio non le ho messe neanche in linea. Io ho avuto l'illuminazione di sentire quella di Beppi. Ma Beppi è una persona simpaticissima. Però è una cosa che a me è piaciuta molto. Là si vede la razionalità del personaggio Claudio. Beppi ti manderebbe a fanculo, ma non accenderebbe il rosso. Infatti, è una persona pulita, no? Cioè, questo per cui anche se lui mi mette alla porta, mi prende a calci, però so che questo è per difendere se stesso, capito? Sì, per non mettere in moto la sua mente, per non voler capire. Ma no, ma non è questo, probabilmente lui è già arrivato a delle conclusioni, capisci? Mm. Lui è ancora curioso perché è ancora vivo, però mettere in discussione a una certa età chiaramente provoca ancora più reazioni, capisci? Ed è giusto che lui mi mandi a fanculo, cioè io ritengo corretta la sua posizione, al di là che poi si può discuterne, insomma, però mentre invece certe persone che mi hanno detto state dicendo stupidaggini, chiudete, eccetera, no? E in effetti vedo la stessa pulsione di morte di chi accende i roghi, di chi torturerebbe pur di non essere messo in discussione. Vedo degli interessi soggettivi nelle persone, hanno bestiame umano da difendere, capito? Sai cosa ho visto? Dopo ti lascio perché sennò... Sì. Ho visto l'altra mattina In nome del popolo italiano, con Nino Manfredi e Barbareschi. Ah, è quello della... Del Papa Re. No, niente, non è quello. Praticamente lì fanno vedere quanto gentili erano i cattolici con il proprio popolo. A proposito, un messaggio per un Andrea di Padova, io, che mi ha fatto vedere Magnificat. Ah, sì. Ne mi veniva da vomitare a metà film, io non reggo quelle cose. E sai che me lo sono scritto, che lo voglio mamma trovare, mia. No, ce l'ho a casa, l'ho visto mezzo, mi veniva da girare, non sono più riuscito ad andare avanti, a parte che sono sensibile a quelle scene. Beh, già in nome della rosa è qualcosa. Esatto, sì. Beh, è più leggero, diciamo, beh, come più presentazione, leggero, sì. Però è come il libro, come il film, ad esempio L'opera al nero, o come ad esempio anche Il settimo sigillo, tanto per dire, di Bergman. Ah, Il settimo sigillo. Sì. Cioè, non riesco a sopportarle io quelle cose, niente da fare, insomma, cioè, vado fuori di testa, già faccio una fatica terribile per non ascoltare le linee di tensione che mi arrivano dal mondo, figurati se vedo anche le scene, vado fuori con la testa, mm-hmm, cioè, non ci sto troppo sensibile a queste cose. Anch'io sono sensibile, però mi ha messo la curiosità, non tu, ma già dall'altra volta che ha nominato sto Magnificat di Pupi Avati, esatto, sì, esatto, ricordo giusto. L'ho scritto qua sul blocco, che sì, ho davanti, che lo devo, ma non so come trovarlo, nel senso che non lo trovo. Non so, al limite lo potrei prestare io, se vuoi. Lo trovi nelle videoteche, lo trovi. Allora. No, lo trovi nelle videoteche. Nelle videoteche dice che lo trovi. Lo trovo? Sì, dicono di sì.
Ragazzi, va bene. Grazie, grazie, ciao Anna. Ciao. Ciao Anna. Ciao. Ciao. Sì, posso cominciare sì, io con Simonetta? Beh, sì, no? Tanto le... io posso riprendere quando voglio. Vai pure Claudio. No, perché sennò la Simonetta sì. Moraccia ha telefonato, ha messo giù che non poteva. Allora, il discorso sulla creazione è questo, Simonetta. Il discorso, ossia, un'altra telefonata, vabbè, prendiamo un attimo. Pronto? Ragazzi, sì? Vi sto ascoltando, sono Gianni. Sì? Ciao. Come tutte le cose, e anche voi dite delle cose interessanti, che io che non sono, come si può dire, un grande studioso, vorrei chiedere a voi una piccola spiegazione, se riuscite a darmela. Ho letto un libro, Inquisizione Spagnola, e ho visto che nelle varie, fasi della tortura che veniva praticata diciamo, negli esseri umani, mentre all'uomo veniva risparmiati nella tortura i testicoli, che è la parte sessuale dell'uomo, sì. Alla donna, con un accanimento che mi rabbrivideva ogni volta che ci penso sto male, andavano a questi torturatori, che erano dei frati, andavano così a infierire sui capezzoli, sui petti, specialmente se erano belli di qualche giovane, insomma, sulle donne. Ecco, esatto. Questo modo inumano di infierire sui capezzoli, che poi sono la fonte della vita, perché un bambino quando nasce la prima cosa che si danno i capezzoli, il latte, insomma. Ecco, questo infierire su questo, che non è neanche un lato sessuale, perché le mammelle... No, è sadismo puro. Sì, ma io dico, perché infierivano sulla donna, su quei cose che sono sacre, diciamo, che fanno parte del... Perché si vita, compiacevano natura, di farlo. E non infierivano nell'uomo, in quelle parti che anche loro... Cioè, non mi sono mai spiegato questo... E che la Chiesa lasciava fare così liberamente, perché diciamo che, come tutte le cose, quando vengono benedette, vanno fatte... Ma c'è di peggio, eh? E nessuno... Guarda che c'è di peggio. Dimmi. C'è di peggio. Sì. L'Inquisizione, per esempio, l'Inquisizione portoghese... No, spagnola proprio. Sì, sì, no, ma sto parlando dell'Inquisizione portoghese. Era peggio ancora? Cominciò con un truffatore che manomise i sigilli del Papa e le lettere del Papa e si autonominò Inquisitore. Mamma mia. Ha fatto massacrare non so quante persone, dopodiché lo hanno scoperto e lo hanno ammazzato naturalmente. Ma intanto lui... E il Papa cosa ha fatto? Ha convalidato tutte le lettere e ha dato mandato all'Inquisizione. È convalidando tutte le sentenze che lui aveva fatto. Sì, perché non si tornava indietro. Sì, sì, ma anche di perché fatto. Dovevano restituire, perché con l'Inquisizione anche, come si può dire, requisivano i beni di questi, certo. Di questa povera gente, esatto. Che butta a caso la maggior parte di questi inquisiti, accusati di eresia, erano gente che possedevano sì, qualcosa da lasciare poi. Basta pensare ad esempio al famoso caso di Barba Blu o Gilles de Rais, che lui si confessò tutte le colpe pur di salvare il patrimonio per i figli. Ecco, se potete darmi qualche spiegazione in merito, io vi ringrazio e vi ascolto per grazie. Telefono. Ciao, sì, ciao. Dare delle risposte sull'Inquisizione è una cosa molto molto lunga. Soprattutto io penso che sia difficile rispondere sul discorso delle violenze sessuali. Io ho letto un libro di un ex prete in cui diceva la sessualità cristiana non può interessare a un sessuologo ma a un veterinario. Cioè, e questa è la citazione testuale di un ex prete. L'attacco soprattutto fatto di questo tipo è perché i cristiani hanno sempre riversato nel sesso tutto quanto il loro odio. Di conseguenza, avendo riperso tutto, hanno sempre cercato di annientare le persone fisicamente, ma devi anche considerare un altro discorso, che loro con questa maniera dimostravano il loro odio per il corpo e la distruzione del corpo passava per il sistema di controllo. Logicamente loro, essendo una religione in cui il Dio, il Cristo, non ha ad esempio un pene, non ha un organo genitale, si avvalevano e attaccavano gli organi genitali, gli altri organi genitali, quelli delle donne, che non erano previste nella religione di tipo monoteistico.
Soprattutto però io penserei che nella Inquisizione sono stati concentrati, distillati e purificati a livello proprio dell'essenza massimo lo spirito criminale e sadico del monoteismo. E di conseguenza, avendo avuto la possibilità di fare quello che hanno voluto, l'hanno fatto. Adesso lo rifarebbero ancora. È che non hanno più la gente che è disposta a seguirli. Ricordiamo, come abbiamo già detto in un'altra trasmissione, che noi riteniamo tutti i cristiani responsabili di questi atti al di là dello spazio e del tempo in cui gli atti sono stati commessi, nel senso che per la Carta delle Nazioni Unite i crimini contro l'umanità non cadono mai in prescrizione e ogni cristiano, aderendo all'ideologia cristiana, alla fede cristiana, è automaticamente responsabile di tutti questi delitti, moralmente ed eticamente. Sì. Adesso andiamo avanti con la Simonetta, o no? Sì. Le diamo questa Sì, risposta a no, se la Simonetta. merita, dai. Allora, diamo questa risposta sulla creazione. Noi abbiamo già fatto una trasmissione sulla creazione dove abbiamo chiarito le differenze concettuali fra noi e i cristiani sulla creazione. Il centro di tutto è la volontà. Cosa significa questo? Significa che mentre i cristiani pensano a un Dio che abbia creato o dal nulla o ex nihilo oppure attraverso modificazioni successive l'esistente, noi invece diciamo che l'esistente diviene da sé, per propria volontà e per adattamento. Cioè la forma iniziale, la distruzione di Ra, del disco giallo in campo nero, quello che fa parte anche della mia visione questo, e nella visione di tutti i paganesimi lo troviamo. Dal disco giallo in campo nero alla costruzione del caos fino al giorno d'oggi abbiamo lo sviluppo di una sequenza di mutamenti dovuta alla volontà interna dei singoli esseri che dalla distruzione dal caos primordiale sono venuto formandosi. Il caos primordiale non è altro che un insieme di energia vitale che non è organizzata coscientemente, si organizza di volta in volta quando trova delle condizioni che che la favoriscono. Noi, come pagani, siamo convinti che il Sole, le galassie, la Terra, gli alberi, sono tutte coscienze che sono divenute attraverso le trasformazioni dell'universo. E noi siamo divenuti come coscienza. Per cui il nocciolo centrale non è la volontà del Dio creatore, ma è la volontà all'interno degli esseri, di qualsiasi tipo di essere, che vale per la formica, vale per il virus, vale per l'uomo, vale per la galassia, vale per il Sole, vale per la Terra. Ora, quando noi facciamo delle operazioni di magia e di stregoneria, le possiamo fare proprio perché queste trasformazioni partono dalla volontà. Vediamo un'altra telefonata, poi continuiamo. Pronto? Buongiorno, Buongiorno. sto ad ascoltare. Sì? Devo dire che questa ragazza che vi ha fatto questa domanda avrebbe dovuto, dalla prima puntata degli anni scorsi, perché adesso ha appena cominciato, Sì? quindi non parla di questo, la trasmissione di Piero Angela. Se lei avesse visto, se seguito dalla prima puntata, avrebbe capito tante cose su questo particolare della creazione di questo mondo. Vi saluto e vi ascolto. Grazie, Grazie. ciao. Sì, no, d'accordo con la radioascoltatrice. La radioascoltatrice ha dato una definizione. Un altro telefonato. Pronto? Sì. Dimmi Intervenire ancora, Giampaolo. però provocate troppo. E sì, siete provocatori. Per quanto riguarda appunto l'enorme contraddizione inaccettabile, dico io per la coscienza, per l'intelligenza umana, è un'offesa all'intelligenza umana. L'insegnamento proprio a livello didattico, elementare, medio e medio superiore, eccetera, dell'accettazione proprio della contraddizione enorme fra scienza e religione, fra quindi creazione ed evoluzione, questa non so capire come si può accettare una cosa del genere, guardate che è tremendamente. Ma sai qual è l'operazione di adesso, no? Cioè il Papa dice d'accordo all'evoluzione, però nei vari salti dell'evoluzione c'è la mano di Dio, c'è la volontà di Ah, Dio. ma allora è molto limitato questo Dio, Eh no, scusatemi. ma il guaio è questo, no? Cioè il nocciolo centrale è togliere la volontà agli esseri. La volontà va tolta agli esseri, vanno messi in ginocchio Ma ed è Dio comunque che determina. di questo fa accapponare la pelle comunque, Infatti è ragazzi. aberrante, oscena sta, ma è Wojtyla questo, eh. No, no, è tremenda anche per i genitori, poi che almeno io come genitore, ormai li ho grandi, i bambini sono Sì. diventati uomini,
Però veramente da pensarci sopra queste cose, sono tremende. Sono tremende, sì. Ciao. 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 Sì, ci deve essere. Pronto? Io. Sì, dimmi Anna. Pronto? Sì, pronto. Non sento niente. Sì. Parlo per telefono. Senti? Pronto? Adesso. Dimmi. Mi sono dimenticato, scusami se rintervengo. Mangiate carne voi? Certo. Sì. Io mangio carne e mangio verdure e quando taglio una carota per farmi il minestrone so benissimo che distruggo una coscienza. Una carota? Sì, una carota, una cipolla, qualsiasi essere che sacrifico. E so che sto mangiando un essere vivente, un essere che può diventare eterno. Non so se in quel momento sto stroncando il suo divenire, però fa parte del gioco della natura. No, della verdura te la perdono perché la mangio anch'io, ma della carne non tanto. Perché? Sai perché? Già non mangiavo carne, sì. Ma adesso mi fa schifo anche prepararla per gli altri. Hai visto scene di come... No, ho visto una cosa tremenda che mi ha rivelato ancora di più che avevo ragione. Su Specchio di questa settimana, che è una rivista allegata alla Stampa, c'è il feto di un bimbo, sì, di un maialino e di un macaco. Sono uguali, vero? No, guarda, sono terribilmente... Vero. Siamo terribilmente uguali. Ma noi siamo divenuti uguali, no? Ma santo Dio, del... siamo uguali, siamo, ma in effetti non... Ma se tu non lo vedi, cioè se io non lo vedevo, non... Ma anche le formazioni dei cervelli, se vedi la formazione del cervello, è per sedimentazione, no? Hai i vari strati uno sopra l'altro. Per cui è solo una questione di strati. Per cui il nostro cervello è uguale a quello anche dell'insetto, solo che l'insetto ha la sua parte centrale. Ma se tu vai a guardarti il microcosmo, vedi i sentimenti degli insetti. Adesso entri in un discorso difficile per me. Io sono rimasta a quei tre feti. Ma guarda che in qualsiasi libro di scienze lo trovi queste robe, eh? Cioè, scolastica, a livello scolastico, no? Sì, beh, se tu pensi che gli antichi... Ad esempio avevano per i vegetali, avevano esempio per gli alberi, avevano le triadi, le ninfe, avevano, cioè, nel senso che davano dei valori divini e di vita all'interno anche delle piante. Sì, ma io io queste cose le sto scoprendo un po' alla volta perché sono un'autodidatta, la mia famiglia non mi ha permesso di andare a scuola per impossibilità. Ecco. No. Quando arrivi a pensare che uno di questi, no, ha la stessa tua coscienza, i stessi sentimenti, la stessa tensione a divenire eterno, che queste cose vivono per necessità e vogliono espandersi nel circostante e che sono uguali a te e tu ci puoi parlare tranquillamente come parli con una pianta, con una persona, e allora basta, sei diventata pagana, dopo sono fatti i tuoi, poi ti mettono sul rogo. No dai, cioè solo questo che, è... No, a me sarebbe interessante, cioè, scoprire questo e sentirlo, come quando ho visto questi tre esserini ho provato lo stesso amore sia per il feto umano. Ma tu pensi che sia perché hai visto questo o perché questo ha risvegliato qualcosa in te? È perché ha risvegliato qualcosa in te, lo so questo, lo so. Però se io riuscissi a sentire quello che tu dici adesso della natura, forse mi sentirei anche meno sola. Ecco. Quando cominci a non metterti più in ginocchio vedrai che lo senti. Come cominci a tirare una bestemmia contro il cielo, a dire io esisto, ho il diritto a sviluppare il mio potere di essere, in quel momento cominciano ad arrivare per affiancarti. Me lo auguro. Arrivano per forza. Ciao. 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 Sì, infatti... Pronto? Pronto, Claudio. Sì? Sì. Ciao, sono Sergio. Ciao a tutti e due. Ciao. Anni fa c'era un speaker che si chiamava Otello, no, che veniva qua in radio e predicava contro tutti coloro che mangiavano carne. Quindi voi siete senz'altro squilibrati da quel punto di vista. Grazie, certo. Senti, dimmi. Io volevo solo porvi un paio di domande. Per esempio, quando parlate di volontà che crea il tutto, no? Sì. L'esistente, no? Come espressione di necessità. Ma va bene, ma cos'è che guida questa volontà? La coscienza. Cioè, La coscienza o necessità o coscienza? Ma coscienza di cosa? Allora, se l'essere è cosciente... No, io quando tu parlavi della materia, la creazione della materia... Necessità. Cioè, se tu dici un fiume va dalla montagna al mare, il fiume è cosciente di sé, però ha la necessità di seguire questo suo corso, perché esistono delle leggi che lo portano dalla montagna al mare. E così l'energia vitale ha delle leggi interne e obbedisce a queste leggi, al suo stato di necessità. Il suo stato di necessità è quello di compattarsi e di diventare cosciente.
Dopodiché, quando c'è la coscienza, allo stato di necessità viene anche la direzione che dà l'individuo, che dà la coscienza. La coscienza decide in che parte. Naturalmente deve sempre rispettare le necessità, però può determinare tutta una serie di cose. Non so se è stato abbastanza chiaro. Non è abbastanza chiaro il concetto, perché io credo che dobbiamo domandare sempre un perché, il perché di tutto questo, da un certo punto di vista. È facile dire la necessità, ma la necessità, cioè all'origine di tutto, cosa c'è? C'è il caos. Ma è il caos? Prima del caos c'è un disco giallo in campo nero, e poi non c'è più nulla. Ma scusa, un disco giallo in campo nero? Sì. Questo indicano le visioni dei pagani. Se le visioni dei pagani... No, lasciamo perdere le visioni dei pagani, no? Sì. Adesso andiamo con ordine. Quando tu parli di disco giallo e campo nero, no? Sì. A cosa ti riferisci esattamente? A un disco letterale, a un disco giallo in campo nero. E dopodiché il caos. La luce, insomma. La luce, chiamiamola luce. E tu credi che questa luce, da un certo punto di vista... No, non è che credo, io l'ho vista in uno stato di alterazione della percezione e l'ho ritrovata in tutti i paganesimi, mossa un po' prima, un po' dopo. Ma allora è sempre parlare di Dio, allora? No, no, perché nasce da sé, non viene creato. O dell'assoluto? No, una cosa da sé, cioè io sono parte di quello, capisci? Cioè non sono creato quello. Perché non sto rifacendomi a credenze cristiane e via dicendo. Ma qualsiasi credenza. Qualsiasi credenza, perché non puoi generalizzare così. Voglio dirti che quando si parla di, quando parlo di assoluto, parlo appunto di anche se parlarne, secondo me, è molto molto limitato dal mio punto di vista parlare di queste cose, ma quello che posso intuire tramite la conoscenza limitata che ho è parlare di un esistente che si manifesta e che ha una finalità intrinseca, quindi che non c'è niente che venga, che si manifesta per caso, e che il suo modo di manifestarsi è proprio il processo fisico, quell'energia si tramuta in materia fisica. Sì. Materia fisica, ma materia, sì, è sempre energia. Però c'è anche un processo evolutivo, ma infatti, in tutto questo. Certo. No? Perché quando tu dici chi sono io, no? Sì. Cosa sono io o chi sono io? Sono un corpo, una mente, uno spirito o sono qualcos'altro? Ormai posso dire di essere un insieme di cose. Eh? In questo momento siamo un insieme di cose. Ma va bene, posso dire meglio ancora, io ho un corpo, ho una mente. Io sono corpo, io sono mente, non possiedo corpo o mente, cioè io sono tutte queste cose. Vabbè, ma tu non ti puoi identificare sul corpo e basta. Ma quando tu dici io sono, mi identifico sul corpo soltanto. Tu puoi dire io ho un corpo. No, con quale io sono esprimermi? Un corpo. Io sono un corpo, fa parte del mio essere. Va bene. Ti do per questo. Andiamo avanti, ma allora l'evoluzione, secondo te, come va avanti? Come andrà avanti non lo so, dipende da talmente tante variabili che è difficile sapere. No, non nel senso dell'essere umano. Quando tu dici, per esempio, che non credi alla reincarnazione, no? Sì. Nel senso sì. Cristiano. Certo. Va benone, però che finalità hai per l'individuo? C'è un'evoluzione ben distinta fra la materia fisica, un sasso per esempio, una pianta, un animale? No, c'è un'interazione. Eh? C'è un'interazione. Che ci sarà un'interazione, c'è anche una distinzione da fare fra l'animale e l'essere umano. No. Vabbè. È come se tu facessi una distinzione fra il cavallo e l'asino, o il cavallo e una mucca. Questa distinzione può andare bene. Io non sono mica d'accordo su questo bene, fatto qua. D'accordo. Se puoi spiegare meglio questo modo di vedere
l'evoluzione di Sonia Negrato quando hai tempo. D'accordo. Boh. Ciao, ciao, grazie. Spieghiamo pure un attimino allora questa cosa. Quando noi abbiamo parlato della creazione, abbiamo già detto che all'inizio c'è un disco giallo in campo nero e noi non vogliamo entrare nel merito di cosa sia questo disco giallo in campo nero. Noi sappiamo che dal disco giallo al campo nero abbiamo il caos. Ora, nessuno ha creato il caos, nessuno determina il caos, non esiste una volontà esterna che determina questo. Questo avviene. Da questo c'è un processo di trasformazione. Per noi è determinato da necessità, che va a compattare parti di energia vitale e la trasforma in coscienza. Quando nasce la coscienza dirige questa sua trasformazione. È chiaro che non può diventare diversa da ciò che è. Cioè un fiume non può diventare montagna. Un fiume continua ad essere fiume. E così avviene la trasformazione. Cosa siamo noi? Noi siamo un modo per formare la coscienza, noi siamo esseri della natura e seguiamo certi sistemi per creare la nostra coscienza e il nostro corpo luminoso. Vediamo un'altra telefonata. Pronto? Mi dispiace disturbare che l'ho interrotto, ma volevo chiedere, voi sostituite la trasmissione di Mario oppure... No, noi non sostituiamo la trasmissione di Mario, noi andiamo avanti fino alle 16.30. E allora Mario Di Rovigo viene? Sì, sì, certo. è già arrivato. Ah, chiedo scusa, grazie. No, nessun problema. Prego. Scusi, grazie signore. Prego. Comunicazione tecnica. Comunicazione tecnica è questa. No, io, voi proseguite. No, va bene, va bene. No, io volevo fare esempio, intervenire sul discorso, ad esempio, l'Anna aveva parlato, ad esempio, dell'uso della carne, l'uso dei vegetali. Ma nel paganesimo è sempre esistito, ad esempio, una divinità in qualsiasi cosa, una vita in qualsiasi cosa. Ad esempio, per i pagani, per esempio, per i politeisti, anche nell'antica Grecia esistevano, ad esempio, delle divinità dei monti, che erano le Oreadi, e delle valli, che erano le Napei, esistevano le divinità degli alberi, che erano le Driadi, sì, e le Madriadi. E voglio sapere se avete una sede, e sono Massimo, sì, e cosa pensano di Giordano Bruno. Grazie. Grazie. Ti ascolto per radio. Ok, ciao Massimo. Allora, a Massimo diciamo questo. Noi non abbiamo una sede, abbiamo un recapito postale a Marostica. Se si vuole prendere nota, è casella postale 53, Marostica, Vicenza, indirizzato a Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti. Poi se vogliono scrivere a me o mettersi in contatto con me, io sono Claudio Simeoni, via delle Vignole 4, Marghera, Venezia. Questo è tutto. Riprendiamo. Sì, beh, Giordano Bruno, l'ultimo ascoltatore parlava appunto di Giordano Bruno. Giordano Bruno è stato uno che ad esempio ha fatto un'opera molto valida sotto tutti gli aspetti per quanto riguarda la ripresa, ad esempio, dell'arte della memoria. Già l'arte della memoria significava doversi ricordare di un proprio passato, che il proprio passato non poteva essere di quello che andava a insegnare il monoteismo di tipo cristiano. Di questo abbiamo una grande considerazione di Giordano Bruno, infatti è un autore che io consiglio, che va letto proprio perché fornisce e dimostra con la sua vita la coerenza a certe idee e il pericolo che corre a lasciarsi e rinunciare e cedere il potere a una dominazione di tipo monoteista. E io appunto volevo appunto proseguire il discorso del prima con l'Anna. Dicevo, gli antichi avevano tutta una serie di divinità che non erano solo di tipo animale, ma anche di tipo vegetale. Citavo appunto negli alberi esistono, ad esempio, gli esseri che si chiamano Driadi e Amadriadi. Esistevano le Nape, che erano le ninfe delle valli, le Oreadi, che ad esempio sono le divinità delle montagne. E quando ad esempio gli antichi avevano certo bisogno, ad esempio, del legno per vivere, per costruire, però questo legno ad esempio lo sapevano che uccidevano un essere, ma d'altronde era una necessità, e di conseguenza loro si rispettavano la divinità, ma questa divinità andava utilizzata e andava trasformata. Il fatto stesso che del legno venisse utilizzato per esempio per costruire una casa, questa casa veniva costruita un focolare, in questo focolare abbruciava della legna e creava una nuova divinità che era il fuoco, cioè nel senso che c'era una continua trasformazione. Il termine evoluzione sarebbe stato lì a definire, però per me esiste una trasformazione delle cose, di conseguenza
le cose esistono, possono venire a mancare, ma servono per costruire altre cose. Cioè, come noi possiamo assemblare le cose e ottenere qualcosa di diverso, come ad esempio noi possiamo modificare e trasformare l'argilla e creare ad esempio dei vasi, e di conseguenza come possiamo trasformare il legno in oggetti. Sì. Pronto? Ciao, sono sempre la Simonetta. Ciao Simonetta. Pronto? Sì. Pronto? Ciao, sono sempre la Simonetta. Sì. Io non ho capito la signora a cosa si riferiva, cioè cos'è che mi sono persa di Piero Angela? Probabilmente da quello che ho capito ha parlato un po' dell'evoluzione, deve aver parlato qualcosa delle trasformazioni. E probabilmente queste trasmissioni hanno fatto capire l'evoluzione alla signora. E allora diceva che se avessi visto quelle trasmissioni avresti capito la teoria dell'evoluzione. Beh, ma io sono decenni che conosco la teoria dell'evoluzione. In effetti io non mi aspettavo che tu mi dicessi è Dio che ha creato il mondo. Cioè, sì, la teoria dell'evoluzione, anch'io sono convinta che tutto deriva da miliardi di evoluzione biologica, genetica, eccetera. Sì, no? Sì. Ecco, però quello che io non volevo che tu mi dicessi è Dio che ha creato o è qualcuno, no? Io mi sono sempre posta il problema. Tu parli di disco giallo. Sì, ma questo fa parte della mia visione personale, Sì, d'accordo, tua visione personale per un altro può essere rosso, nero, verde, eccetera, parli di coscienza, ma da cosa si è creata questa coscienza? Io mi sono sempre chiesta questo, hai capito? Cioè, tu adesso hai parlato di disco giallo, ma chi l'ha messo là questo disco giallo? Ma perché qualcuno deve aver fatto qualcosa e le cose non devono nascere da sé? Ma come è fatto una cosa a farsi materia? Cioè la polvere, tutti parlano di la polvere, ma la polvere deve essere stata creata? No, no. È divenuta da sé. È divenuta da sé. Esatto. Per adattamento. Cioè il libero arbitrio. Ma se non c'è niente su che possa generare la polvere, come può far crearsi la polvere? C'è il libero arbitrio, è adattamento soggettivo alle variabili oggettive. Ma questo quel giorno che il sole arbitrio esplode. Il libero arbitrio viene dopo la polvere. Ma prima della polvere. Tu devi darmi una situazione possa generare. Nasce per adattamento, per condizioni. La Terra si evolve per adattamento, noi ci evolviamo per adattamento. E per volontà, la volontà ci serve per adattarci meglio. Ma l'evoluzione viene dopo. No, l'evoluzione comincia nel momento in cui si forma il caos primordiale. Ma come ha fatto a formarsi il caos? Ma perché vuoi andare a vedere come ha fatto a formarsi il caos? Io non voglio romperti le scatole. No, non mi stai rompendo le scatole. Ma è che io posso darti la sequenza delle cose, capisci? Ma perché queste non arrivano? Quel giorno che riuscirò a diventare caos, riuscirò a spiegarti. Ma il problema è che, come Lana diceva prima, lei ascolta tutti. Anch'io quando incontro gli Hare Krishna, eccetera, io li ascolto tutti, non ho nessun problema, per cui non sono di questo o quello. Ho le mie convinzioni, sì. I testimoni di Geova per esempio non li accetto perché loro non scindono l'anima dal corpo. Allora, però insomma comunico con loro su altre tante cose. Scusa Simonetta, sì. Mi è arrivato un messaggio in questo momento che dice: in natura nulla si crea e nulla si distrugge. Il disco giallo iniziale è la materia compatta. Bravo, e chi ha creato la materia compatta? Nessuno, si è compattata da sola. Perché qualcuno deve averlo fatto? Perché ma non esiste da sé? Anch'io questa frase, perché ormai gira, vedi, il problema gira che l'energia non si crea, non si distrugge. L'architetto progetta una casa, d'accordo? Ma questo stiamo parlando a livello umano, a me i discorsi a livello umano non mi toccano, perché non sono di mia competenza. Cioè, sono troppo facili da dedurre. Per esempio Francesco prima diceva: se io vengo con una Renault o con una Peugeot da Marostica a Padova non cambia niente, ma queste sono cose create da noi, hai capito? Sì, costruite, non costruite. Esatto, noi abbiamo estratto dalla terra l'acciaio, il ferro, abbiamo usato l'acqua per creare l'acciaio, ma abbiamo trasformato e abbiamo utilizzato. Sì, ma noi stiamo parlando di cose che abbiamo già trovato, ma io sì, forse non mi sono spiegata. Io avevo voluto porre questo problema, nel senso del, magari l'ho riposto perché tu hai detto che ci avevi già parlato, però mi dispiace, io non ho potuto seguire le vostre prime trasmissioni.
Sì, no, ma il problema non si pone sul discorso della, cioè della creazione, perché non esiste una creazione, esiste solo una trasformazione, cioè tanto per dire... No, ma io guarda, non intendo la creazione nel senso che Dio in sette giorni ha creato, eccetera, proprio io parlo di creazione a livello scientifico, ecco, dal cosiddetto Big Bang, no? Sì. Ecco, se vogliamo metterla così... Non c'è differenza tra la visione della stregoneria e il livello scientifico, eh? È la stessa cosa. Ecco, però appunto io volevo dirti, non parlo della creazione, cioè io volevo risalire, farmi più chiarezza, cioè, oppure vedere il vostro punto di vista su questo, cioè origine primordiale, tutto qua, non volevo che tu mi dicessi di questo, di quello dell'evoluzione, siamo d'accordo, è solo, proprio volevo sentire cosa dite a livello di origine primordiale, tutto qua, va bene? Sì. Va bene. Ciao, arrivederci. Ciao. Pronto? Pronto? Sì, pronto. Sì? Sì? Mi metti in diretta? Radio Gamba, sì, sei in diretta. Pronto? Sì. Ciao. Ciao, dimmi. Sono Roberta di Vicenza. Ciao, Roberta di Vicenza. Oh, finalmente sentiamo Roberta di Vicenza. Ciao. Senti, sì, come voi, no, continuate sempre a fare queste trasmissioni provocatorie, no? Non sono provocatorie, sono costruttive. Ascolta. Sì. Io adesso ti sto dicendo il mio pensiero e avrei piacere che tu rispettassi quello che io penso. E io penso che le vostre trasmissioni sono provocatorie. Se tu se a te non sembra che siano provocatorie, non devi venire a contestare. Io penso che sono così, capito? Sì. Rispettami. Sì, no, ma adesso ti stiamo ascoltando. Allora, a me sembrano sempre... cioè, mi va bene tutta la provocazione, quello che ti avevo detto quella volta, che voi fate sui cristiani e via dicendo, però adesso, hai visto che io sto ascolto e non è che intervengo tutte le volte per contestarvi e via dicendo, però mi è venuto da dirvi sta roba adesso, no? Il fatto che tu hai ricevuto sto messaggio adesso sulla luce gialla, no? Va bene? Prima di essere così... Non sei nato così. No. Giusto? Certo. Ecco. Allora, prima avevi un'altra visione della vita. Prima di diventare così. Sì. Giusto? Sì. E allora io penso, no, una cosa. Molto probabilmente, perché ci deve essere sempre qualcuno, e in questo caso l'uomo, che vuole sempre... e penetrare nella mente di un altro uomo, hai capito? Siccome non sei nato tu così, molto probabilmente qualcuno ti ha inculcato così. E a te chi ti ha inculcato? No, non essere provocatorio. Io sono provocatorio. No. Ascolta, io ti faccio un discorso. No, cioè nel senso no, che... perché voi oltretutto siete anche cattivi. Io non credo a niente e posso essere anche cattiva. Però voi venite lì per insegnare la vostra... No, non veniamo per insegnare. Vediamo per diffondere, non per insegnare. No, ma per far conoscere. Ecco, diffondere, però adesso tu, perché mi rispondi in questo modo? Perché io sono provocatore. Io faccio, cioè, sono... No. Io la mia è un'opera di provocazione, cioè nel senso che voglio portare a qualcosa, insomma, diciamo, non è in questo modo che tu porti qualcosa, hai capito? Non è... Ma lo decido io, non te. Tu porti qualcosa e decido che mi piace o non mi piace, e tu puoi fare altrettanto, c'è la libertà di valutazione. Sì, ma tu sei via Ether e stai parlando a facciamo finta, a milioni di persone. Magari, magari. Dai, adesso ho detto che l'ho detto fra virgolette, no? Cioè, voi siete in un microfono che parlate a tanta gente, molto probabilmente volete diffondere il vostro... credo. E dopo di noi ci sarà Mario. Dopo di noi c'è Mario che sta già scalpitando. Parlate più piano perché siete troppo svelti nel parlare. Parlena sempre più piano perché noi altri veneti siamo anche un po' duri del comprendorio, vedo capito? E specialmente a sì, te. Ma, allora... cioè, no, ma io voglio che mi rispondi a questo. Allora, io una volta ero cattolica. Sì. Poi, no, poi ho visto tutto quello che state raccontando voi e le so, è così, è vero che è così. Cioè, spiegami perché io devo tu... cadere in un'altra persona che devo a tutti i costi essere sempre attaccato a una maniglia.
Cioè, io non è che voglio adesso criticarvi, contestarvi, condannarvi, vi dicendo, ma molto probabilmente c'è sempre bisogno di un uomo che vuole inculcare il credo nella vita di un altro uomo, hai capito? Guarda che se tu ci hai seguito un attimo... Vi seguo tutti i giovedì, quello è il discorso! Sì! Ti rispondo per radio o ti rispondo in diretto? No, dopo, fassimi finire che sono in telesezione. Vabbè, vai! Poi c'è un'altra cosa, io voglio rispondere alle vostre provocazioni dicendo così. Il fatto che tu, secondo me, tu sei indottrinato, no? Claudio, parlo di Claudio. Sì, 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 sì. Sei indottrinato fino a un certo punto. Io adesso mi rifaccio un po' i testimoni di Geo, no? Aspetta, che quando io facevo delle domande e loro, sai cosa mi rispondevano? La prossima volta che ci vediamo gli rispondo. Allora, perché ti dico questo? Secondo me queste religioni, cioè c'è questo indottrinamento che si sa fino a un certo punto, poi dopo un certo punto, e mi riferisco al discorso della Simonetta, cioè voi dopo un certo punto non sapete più cosa rispondere e avete bisogno del maestro che vi istruisca, non prendetela come un'offesa. Va bene, prendiamo e come questo è quello che sento io ascoltandovi, hai capito? Va bene, ciao. Ciao. No, diciamo un attimino intanto a sta radioascoltatrice una cosa. A noi non è che vogliamo indottrinare qualcuno, noi diffondiamo il nostro modo di pensare e abbiamo sempre detto che il nostro modo di pensare è soggettivo. Le relazioni di un pagano con il suo circostante sono relazioni soggettive, la sua percezione è una percezione soggettiva, nessuno può dire un altro cosa fare più di oltre un certo livello e nessuno può compenetrare l'assoluto oltre un certo livello. Per cui noi parliamo sempre di soggettività. Poi un'altra telefonata. Pronto? Scusami, intervengo ancora perché mi sento di intervenire, non so perché. Io mi sono fatto adesso così un ragionamento sul disco giallo in campo nero che è molto significativo per me. Così, nella mia fantasia di pittore, diciamo, cosa c'è? Noi vogliamo per forza mettere un'origine alle cose. L'origine naturalmente è basata sul relativo e quindi sulla logica, giusto? Infatti. Un inizio lo dai sempre con una spiegazione logica, mentre è proprio qui che non c'è logica ed è accettabile proprio la non logica, non essendo a contatto con noi altri quello che è il caos, che non è iniziale.